qui. Vi prego di fare un applauso. Questa sera vedremo il film con La Pesce e Di Martino, La Primavera della Mia Vita, la cui regia è appunto di Zavo Nicolosi. Ci sarà un momento di presentazione del film moderato dalla giornalista Maria Lombardo. Vi prego di fare una cosa. Come sapete, già è stata fatta una cerimonia del premio Martorio a luglio, dove sono stati premiati Michele Guardi e Giampiero Grazia. Questa sera invece premieremo, grazie alla segnalazione e all'assegnazione della giuria composta da Mario Lombardo e Gaetano Castro Napoli, che sono critici cinematografici, uno del Giornale di Sicilia e l'altro del Giornale della Sicilia, a un giovane regista emergente che è Zavo Nicolosi. Zavo Nicolosi ha un rapporto collaborativo con il duo di cantanti, con La Pesce di Martino, ha curato infatti le videoclip, e comunque io non voglio tagliarvi, sarà poi Maria Lombardo nella discussione di presentazione del film a presentare a 360 gradi anche la figura del regista. Il premio, come sapete, è arrivato alla 20ª edizione e io volevo fare un ringraziamento particolare a chi ha creduto fortemente sin dalla prima edizione alla realizzazione del premio, quando allora esistevano le province, e mi auguro che vengano ripristinate, perché allora l'assessore provinciale alla cultura Sandino Lopresti ha veramente e concretamente sostenuto effettivamente diverse iniziative culturali. La provincia di Agrigento era il fiore all'occhiello e pullulava di iniziative culturali grazie alla sua sensibilità, ed è stato lui insieme a me il fondatore di questo premio. L'ha sovvenzionato economicamente, e anche se non ci sono più le province, è stato sempre a fianco all'organizzazione del premio e continua a dare una grossa mano. E per i saluti istituzionali volevo chiamare inizialmente il Presidente del Consiglio Comunale, Angelo Paolisi. Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti a Grozzi, per chi viene da fuori. Porto il saluto dell'amministrazione comunale, del consiglio, di tutto il consiglio comunale, a nome mio personale e di tutti i consiglieri comunali. Siamo riuniti qua stasera, poco fa Ricciotto ricordava la 20ª edizione del premio Nino Martorio. Voglio richiamare le parole di qualche settimana fa di Catena Fiorello, allora quando in piazza Municipio, sempre un'iniziativa all'interno del primo Martorio, sottolineava la sua determinazione. E se siamo qui appunto è perché Aristotele ha messo passione, bene, una determinazione, e anche al supporto delle istituzioni. Poco fa Aristotele ricordava la provincia regionale di Agrigento con l'assessore Sandino Lopresti, il comune di Grotte, da 20 anni sostiene pure questa manifestazione. Adesso siamo qua a celebrare 20 edizioni, come diceva Grotte, è stato palcoscenico quindi al primo Martorio, si sono succeduti artisti di calibro nazionale, non ultimo il regista nostro conterraneo di Castel Termini, Michele Guardi, il regista Rai, ma abbiamo avuto anche Pippo Baudo, abbiamo avuto Battiato, Luigi Locascio. I nomi che si sono succeduti è l'albo dei premiati e di spessore. Adesso siamo qua per un premio a Zavo Nicolosi, un regista emergente, sottolineo emergente, e anche siciliano, e quindi il nostro conterraneo. È stato regista del film di Con la Pesce di Martino. Ringrazio anche la dottoressa Maria Lombardo, che è redattrice delle pagine culturali della Sicilia, perché è stata sempre accanto al premio e l'ha curato assieme ad Aristotele. E che dire, Aristotele, auguri e complimenti, e sempre grande determinazione per portare avanti questo premio. Ringrazio anche, qua c'è l'assessore Anna Todero,
Qua siamo a chiusura dell'estate grottese, un cartellone di estate grottese di primaria importanza, a cui Anna Maria Toller e tutta l'amministrazione comunale hanno profuso impegno. Grazie. Allora, volevo che si avvicinasse qui sul palco l'ingegnere Sabino Lopresti, così procediamo con Maria Lombardo, se tu sei d'accordo, procediamo con la lettura della motivazione e la consegna del premio che verrà fatta dall'ingegnere Santino Lopresti. La primavera della mia vita rivela le qualità di un autore che lavorava da Aninella, nicchia delle videomaking, Zappo Nicolosi, appassionato al mondo della musica. Alle spalle decine di videoclip musicali per Colapesce e Di Martino, Zemi Circus, Mario Venuti, Gazzelle, Baustelle e numerosi premi, si è lasciato tentare con ottimi risultati dal lungometraggio. È la sintonia con i musicisti e cantanti Colapesce e Di Martino ad avere stimolato l'iniziativa. Dopo un momento a Milano, musica leggerissima, Slash e altri clip con i due artisti, la primavera della mia vita è un comico, grottesco, surreale, colorito e colorato, oltre che musicale viaggio per le strade della Sicilia. Nicolosi sa farsi interprete non solo nella scrittura ma nella regia, ricca di inventiva del mondo di Colapesce e Di Martino. Una Sicilia di favola, quella che si racconta, in gran parte inedita, in una commedia musicale animata da una piacevole, esilarante, bizzarra carambola di personaggi. E premio Antonio di Grotte nel riconoscergli questo vuole essere di augurio per Zappo Nicolosi verso ulteriori traguardi. Mondo in cui la gente
comunemente non crede moltissimo. Se tu dici di fare solo questo mestiere, ti chiedono e poi cosa fai di altro? Non a caso i miei studi sono stati totalmente diversi, io sono un medico specializzato in psichiatria, proprio perché non credevo si potesse campare in cinema o a film in Sicilia o in generale. Infatti questo è uno dei motivi per cui il gruppo che ho fondato, con cui ho fatto tutti i videoclip negli ultimi 10 anni, ha un nome in inglese maccheronico che si chiama Graus Orendis, che è la traduzione del siciliano, almeno nella mia zona del catanese si dice aranci in terra, non so se cosa utilizza, perché è sinonimo di scarto o cosa inutile, che è più o meno la visione che si ha dell'arte, diciamo, in Sicilia, nelle nostre parti. E iniziato con i videoclip perché i videoclip sono più semplici rispetto ai cortometraggi e te li finanzia qualcuno. Un cortometraggio te lo devi finanziare tu, devi trovare degli attori che sappiano recitare e non è facile. Invece un videoclip te lo finanzia qualcun altro, in questo caso l'artista o la casa discografica, e basta avere una discreta presenza e sapersi muovere adeguatamente e non hai problemi, mentre appunto, diciamo, devi aprire la bocca, diventa tutta altra storia. Però il mio sogno è sempre stato arrivare al cinema, nel senso ho sempre pensato che un giorno, videoclip dopo videoclip, sarei riuscito in qualche maniera a fare il salto al cinema. Che è successo poi alla fine in maniera completamente paradossale, nel momento in cui non me l'aspettavo neanche più, perché appunto dopo 10 anni di videoclip, come sapete tutti, c'è stato recentemente tutto il periodo della pandemia in cui tutto il mondo del cinema si è bloccato, si è paralizzato tutto. Non pensavo mai invece di realizzare un film proprio nel periodo in cui si era paralizzato tutto, perché tutto nasce grazie alla collaborazione con Antonio Lorenzo, con la Pesce di Martino, che ormai conosco da una decina d'anni, che si è formata appunto nel tempo. Iniziava prima come collaborazione dal punto di vista strettamente lavorativo, non ci conoscevamo, non eravamo amici che hanno iniziato assieme. Abbiamo iniziato a lavorare assieme, il rapporto si è consolidato negli anni sia dal punto di vista artistico ma anche amicale, perché poi mi sono trovato alla fine sia Antonio Lorenzo, abbiamo tutti e la stessa età, siamo tutti quarantenni, uno siracusano, uno palermitano, uno catanese, ma con diciamo, un substrato culturale molto simile, un modo di fare molto simile. Io dico per scherzo che siamo accomunati dal fatto di essere delle persone che magari scherzano molto, però hanno anche un fondo di malinconia non indifferente. E questo nella loro canzone è molto presente, è presente nei videoclip. Assolutamente, chi meno, secondo me, un po' di lato malinconico ce l'abbiamo tutti. Succede che nel 2020 fondamentalmente loro arrivano al grande pubblico con musica leggerissima, e quando uno arriva al grande pubblico, io non sapevo più o meno qual era il potere di Sanremo, no? Una volta proprio uno l'ha vissuto, se ne rende conto di molto di più, cioè Sanremo forse è il più grande amplificatore che c'è in Italia in assoluto per qualsiasi tipo di notizia, insomma, diventa tutto 100 volte più grande. Quindi è successo che loro sono entrati nelle case di tutti con musica leggerissima e si sono aperte delle porte che prima c'erano precluse, no? Perché prima nessuno ci avrebbe fatto fare un film. Loro, devo dire che in questo sono stati molto leali come amici, nel senso che non è solo una questione di amicizia, sfidavano molto il lavoro che avevamo fatto assieme negli anni e hanno fatto sì che quando una casa di produzione o varie case di produzione ci hanno chiesto di fare un film, hanno detto ok, noi lo facciamo, ma vogliamo farlo con Salvo che si occupa di tutto, perché abbiamo fatto sempre tutto assieme. Allora mi hanno chiamato improvvisamente e mi hanno detto guarda, c'è la possibilità veramente di fare un film, scrivi un soggetto che lo presentiamo. E cos'è stato? Abbiamo scritto un soggetto che partiva da le leggende siciliane. Lorenzo con la Pesce mi aveva regalato anni prima un libro che raccoglieva un po' queste leggende, perché a me piace, sono un appassionato di questo genere di cose. Allora cosa ho fatto? Loro mi hanno dato come indicazione solo una cosa, mi hanno detto vorremmo fare un road movie, quindi un film su strada, con un'auto, di 2 amici, non mi hanno dato nessun'altra indicazione. E sulla base di questo ho scritto questa storia folle, insomma, che non vi, su cui non vi faccio spoiler, che ha a che fare un po' con le leggende siciliane, un po' appunto con un'amicizia ritrovata, perché loro iniziano, cioè loro nel film interpretano dei personaggi che fondamentalmente sono una versione esagerata di loro, sono due musicisti che hanno litigato per via del successo, per interpretazioni diverse
di quello che è il successo. Che poi si ritrovano per questo via di sud in Sicilia alla riscoperta di queste fantomatiche leggende. Poi alcune sono vere, alcune sono invece altronate totali, inventate da noi, però questo ve lo lascio scoprire insomma durante la visione. Insieme ad altri attori conosciuti come Guglielmo, Salvo Piparo, Sergio Vespertino, Claudio Collevà, tutti siciliani, ma anche Stefano Rocca, Alberto Vecchioni, Isabella Rossinova. E con la fortuna che è anche siciliano. Poi c'è un sacco di cantanti, c'è Brunori, c'è Madame, insomma c'è un po' di persone che si sono portate loro. C'è molta musica, ma la musica non è la sostanza. No, perché infatti è una cosa particolare, tutti si aspettavano un musicarello vecchio stile, tipo Gianni Morandi, Tintettoni, quelle robe degli anni 60 lì. Invece Antonio Lorenzo hanno tenuto a tenere meno musica possibile nel film. Quindi loro, a parte un pezzo che viene cantato in una situazione comunque di racconto, non è un pezzo tipo, non è un film musical dove all'improvviso la gente inizia a cantare per strada o non si può immaginare, oppure esatto, cioè è completamente opposto. È il brano Splash nei titoli di coda, sì. È un film, un brano composto appositamente. In realtà non è andata così, è andato che Splash era stata scritta per essere presentata a Sanremo. Però siccome sapevamo che il film sarebbe uscito poco prima di Sanremo, insomma c'era tutto quanto un ragionamento dietro di promozione, abbiamo fatto in modo che Splash finisse con salti mortali da parte loro nei titoli di coda. Tra l'altro Splash nei titoli di coda è un'altra versione rispetto a quella uscita. Non vi dico le paranoie perché, come sapete, se un pezzo di Sanremo esce poco prima, succede dire di Dio, ti squalificano. Quindi per mettere questo pezzo nei titoli di coda ci sono state delle paranoie a livello, diciamo, musicale ed estetica, che si rischiava a dire di Dio, no, da parte di tutte le case discografiche, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Poi è stato una corsa con il tempo, non sapevamo nemmeno se alla fine dipendeva da Sanremo più o meno, eppure là invece è stata una scommessa. Poi devo dire che ci ha portato fortuna, che sarebbe andato bene a lanciare il film, che è andato parecchio bene nelle sale. Allora, film truffa lo dico io, perché film truffa vuol dire che tu parti che stai vedendo una commedia, c'è cioè un sacco di stronzate che fanno ridere, poi lo vedrete in pieno, carichissimo di queste cose, però poi si insinua sotto sotto questo sentimento malinconico verso più sempre verso la fine, e la gente si rende conto solo man mano che ha pensato di vedere una cosa e invece ne ha visto un'altra, una specie di cavallo di Troia, no? Cioè, magia proprio. Però è un film molto pop, perché appunto dicevo è pieno di cose che fanno ridere, insomma anche fisicamente è molto colorato, molto acceso, è una Sicilia molto diversa da quelli che si è abituato a vedere normalmente nei film, perché una cosa a cui tenevamo tantissimo era dare un'altra impressione rispetto a quella che si ha in genere nei film siciliani, perché da noi c'è sempre quel misto tra o il super degrado dei film sulla delinquenza, sulla mafia, oppure le cartoline, insomma, per i turisti tipo The White Lotus, quelle robe là che piacciono ai turisti americani, ma che di fatto non esistono. Quella nostra è una terza via, è come se fosse una specie di fiaba dove tutto sembra esagerato qui in là della realtà, però contemporaneamente ci riconosci un sacco di vizi e virtù del popolo siciliano. Siamo sì, cioè ci riconosci comunque nel modo di fare, nonostante sia palesemente più esagerato del solito. Senti, è una domanda, diciamo, di curiosità che forse anche il pubblico vorrebbe. Cioè, l'essere medico, nella fattispecie psichiatra, ecco, quanto ti aiuta a conoscere i caratteri e quindi anche a metterli assieme sullo schermo? Allora, serve sicuramente, ma dal punto di vista che tutte le persone che fanno un lavoro che hanno a che fare con il pubblico, quindi che non sia il regista, ma può essere una persona che lavora alla posta, più persone conosci durante il tuo lavoro, più devi combattere con mentalità diverse, modalità generali diverse, anche se non sei psichiatra, sono psichiatra nello specifico, ci diventi in qualche maniera, perché voglio dire è sempre complicato, perciò mi sa che mi ha aiutato dal punto di vista relazionale a far sì di capire. Sì, te rendi conto, diciamo, con gli strumenti da medico
magari eviti una discussione, oppure sai come fare il giro largo per arrivare a un'altra cosa, ti facilita. Siccome questo premio è dedicato anche alla tua carriera futura, perché... Speriamo, non, tipo, non è mai detto, cioè il cinema è tutto mai detto. Dici se hai già in mente un prossimo lavoro. Ho in mente un prossimo lavoro diametralmente opposto a questo, perché mi piacerebbe fare un film sempre diverso dall'altro e non fare sempre la stessa cosa, però ripeto, il schermo del cinema è un punto interrogativo gigantesco, non si ha mai garanzia di niente, quindi spero di riuscire a farlo, però insomma ci vuole del tempo, sì, ci vuole del tempo, sì. Bene, grazie. No, grazie a voi, spero che vi piaccia, anche perché io metto sempre le mani avanti, è un film molto particolare, quindi può piacere tanto o può essere anche in qualche maniera respingente. Spero che per voi sia, diciamo appunto, che vi piaccia. Allora, buona visione a tutti, intanto grazie. Allora, tanto noi vi ringraziamo per essere venuto, ringraziamo Amedeo Lombardo, ringraziamo il gentile pubblico per essere presente e buona visione.